Alchimia di Jackson Pollock, Viaggio all'interno della materia, questa mostra che la collezione Peggy Guggenheim offre ai suoi visitatori, permetterà di vedere per la prima volta quest'opera come ai tempi di Peggy Guggenheim senza protezione, permetterà quindi di vedere la sua tridimensionalità, vedere questa palette estesa di 16 colori che abbiamo ritrovato dopo il restauro. Alchimy, celebrata dalle foto di Herbert Matter, amico di Pollock, nel 1947, che sono le uniche foto che ritraggono Pollock sorridente intorno all'opera, è un momento di assoluta importanza per la vita dell'artista, un momento rivoluzionario, un momento in cui crea il dripping. Per fare questo utilizza un telaio particolare, che era il telaio che la mamma lascia nel suo studio, era il telaio che lei utilizzava per tessitura, per fare i patchwork. Tende la tela su questo telaio e inizia a creare quest'opera, non più utilizzando solamente colori di produzione artistica come i tubetti ad olio, ma iniziando a utilizzare i colori di produzione industriale, i colori per uso domestico, gli house paint, che gli permettono movimenti più fluidi, gli permettono un nuovo modo di stendere il colore. La mano non tocca più l'opera d'arte, ma il colore viene fatto colare, lo getta sulla superficie, fa questi schizzi utilizzando strumenti diversi, utilizzando questi colori fluidi che ti permettono questo tipo di applicazione. Abbiamo iniziato a studiare Alchimy 2 anni fa, coinvolgendo i maggiori istituti di ricerca italiani, tra cui l'Opificio delle Pietre Dure, per un progetto di ricerca unico che per la prima volta in Italia è stato condotto su un'opera dell'arte del XX secolo. Durante il lavoro ci siamo resi conto quasi da subito la complessità dei dati che scaturivano dalla ricerca. Dati importanti per le scelte di restauro che dovevamo compiere, dati importanti per la conoscenza delle tecniche artistiche, per i materiali che Pollock ha usato per realizzare Alchimy, e ci siamo domandati subito se non fosse stato necessario anche rendere disponibile ad una platea più vasta questa conoscenza, cioè fare uscire dalla testa dei restauratori e dai laboratori di restauro e renderla quindi disponibile questa enorme messe di dati. Abbiamo pensato quindi di dedicare una sezione in questa mostra per rendere accessibili questi dati. Abbiamo pensato quindi di utilizzare dei sistemi moderni, dei multiscreen e dei multitouch, in maniera da stimolare la curiosità anche dei visitatori a toccare, ad agire, ad entrare dentro a questi dati. Quindi mentre la prima sezione della mostra, dove è esposta Alchimy, il visitatore non può fare altro che osservare, in questa sezione noi lo invitiamo, lo stimoliamo invece ad agire, a toccare. Ecco perché abbiamo messo anche una stampa in 3D tridimensionale, proprio per essere toccata, accarezzare e per dare quindi anche la percezione tattile dei materiali e della rugosità che è presente su Alchimy. Invitiamo quindi gli spettatori ad entrare dentro, ad agire, facendo scegliere a loro ogni singolo percorso.